La signora Prezia, cerco di gabinetto del presidente, presidente dell'assemblea. Prego. Molto piacere. Normanno, Ruggero II. Ma prima dei Normanni già c'erano. È sotto le mura puniche. Ma ci sono parti ancora successive e parti precedenti. Per questa è la parte più antica. La parte più antica. Grazie. Mi dà un piacere vedere la vostra. Toscana, abbiamo una casa a Pietrasanta, a Versilia. Grandite lì. E ho fatto tutte le sculture a Pietrasanta. Lì ho visto le fonderie, è stata una spedizione straordinaria vedere tutta la vita. E nel momento che ho trovato Pietrasanta ho diventato scultore. Io ho lavorato moltissimo in Pietrasanta. E bueno, questo è stato questo contatto con l'Italia, dove sono stato anche studente italiano, nella scultura e nella scultura. E lei da oggi è colombo italiano siciliano. Grazie. Ma si sono mossi molti siciliani. La Sicilia fa 5 milioni di abitanti, quindi sono venuti da ogni parte. Tanti visitatori in una mostra, poi la nostra carta vincente, abbiamo tenuto aperto la mostra di venerdì. Visitatori interni, succede spesso. Invece quasi non vado oggi, vado domani, si passa il tempo e non vengono. Dalla mostra? No. No, allora il numero esatto è circa 95.000, allora, quindi 95.000 fino a domenica, quindi a domani. Un risultato per noi importantissimo, immagino, anche per lei. Per me, i complimenti ce li siamo presi noi, ci hanno detto tutti grazie. Molto assolutamente. Ovviamente manca la sua presenza qui, quindi domani faremo un altro libro. È andato da parte della guerra, che faceva siamo venuti, è venuta la direttrice del museo, che per tutta maniera questi quadri pertenecono. Però è venuto qui all'inaugurazione, l'ambasciatore, l'addetto culturale. La direttrice è rimasta con la signora tre giorni. Sì. Non conosceva molto la Sicilia. Ed è così che è nata la mostra. Sì. Ed è nata 2 anni fa. Sì. Nel... 2 anni fa. Io sì, non ho detto mai 200.000 euro. Ma non si può pure aumentare 200.000? No, più di 300. E allora dobbiamo vedere. Ma in che periodo? Scusa, no, è stata una. Milioni di abitanti. Sì, esatto. Sì. Soltanto la capitale ha 25 milioni. Sì, il distretto federale. La Texpo. Sì, è stato. Il museo il 20 settembre. Sì, in Francia. In Francia. Non mi fermo mai. Però io credo che... 10 di luglio in Corea. Di luglio. E poi ora Spoleto. Spoleto sarà il 27 di giugno. The World Museum in Francia. Poi il 15 novembre Beijing. È importante il tema. Come era diciamo il tema del circo. Arabo, cinese, tutti... Nella sua lingua. Poi eventualmente faccio già la scrivere la originale, non questa, l'abbiamo nel libro. Questa, guardate, riprendete questo. Possiamo fare una prima. Sono disordine. Come cominciano con la morte di questo? Qualcosa diverso. Con una favela.
Quello che uno grande conosce mettere il problema è quello grigio, per favore. C'è sempre la disproporzione tra la dimensione del soldato umano e del Cristo, questo crea il senso della monumentalità, distorsione in tutto lo spazio, questa disproporzione nel senso che ha tutti questi testi che sono tutti diversi e tutti molto contemporanei. Questa era l'idea di non fare come si possa no. Gli anni 30 erano venuti a imparare alla polizia di Medellín e hanno utilizzato lo stesso uniforme. È vero che questa era la casa sua a Medellín? No, no, però sì, la casa non era molto differente. In maniera di far pensare a altri quadri, scusi, no? Che è una cosa che... Questo è uno dei quali più riusciti. I piedi sono in primo piano, però questo no, 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 la verità non è vero, no, 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 no. Scusatemi, un cementerio contemporaneo, si deve le croce, eccetera, la lapide del marmo, tutto questo è Cristo, anche la stessa cosa verde. Non lo lasciano respirare. Tanto, infatti, per sapere che come dire. Ma ritornerà da soli. Sì, sì. La corrida dell'87, no, al albergo delle povere, e lei andò a bussare dalle suore che non la facevano entrare il sindaco. Erika Jong, quando la mostra di Milano, questo è Jean-Pierre Barrault che sta facendo la biografia, gli abbiamo mandato il catalogo, abbiamo fatto un po' di... Vabbè, poi Caprile, che conosce bene. Ne qui stiamo a salvo, Giuseppe. Posso salvare? Grazie.